succede anche questo, però intanto noi continuiamo ad aspettare qui Maria Santissima della Bruna. I fuochi si faranno alle nostre spalle, all'interno, proprio sul, all'interno della, diciamo, del cortile recintato della parrocchia di Maria Santissima Addolorata. Tra un poco se ne va giù. Poi, insomma, cioè, siamo in pieno, voglio dire, in piena animazione, ci fa piacere. Continuiamo a raccontarvela intanto. Sicuramente il quartiere Sera Venerdì, per chi non è materano, ricordiamolo, è un quartiere nato con la legge del risanamento Sassi, con la prima legge di svuotamento degli storici rioni cittadini, ed è stato il primo. È stato il primo quartiere costruito proprio, tra l'altro in questa città si sono alternati i più grandi architetti italiani per realizzare sostanzialmente le nuove case, le case di coloro che avevano lasciato, i Sassi per vivere, e ora si sta cercando di accendere i fuochi, di far partire i fuochi. Ma intanto vi dicevo, appunto, il primo quartiere in assoluto, tra l'altro prima scollegato dalla città, tant'è che quando arrivarono gli abitanti dei Sassi è stato aperto il cancello. Beh, grande ressa. Ecco, noi ci spostiamo da questa parte, intanto si è aperto il cancello, non si riesce a capire ancora che cosa possa succedere, però è tutto a posto, siamo qui, i fuochi ci sono e qui siamo in una posizione per la quale... Questo è il clima tipico della processione dei pastori della mattina, che poi si trasmette, continua e aumenta anche per certi versi il pomeriggio e la sera con gli altri appuntamenti, in particolare l'appuntamento della distruzione del carro, è quello che sicuramente coinvolge molto e tiene banco, perché è l'altro momento importante, fondamentale, per quel che riguarda la festa di Maria Santissima della Bruna. Per la verità siamo qui ma non riusciamo ancora a incrociare il parroco di questa bellissima chiesa, tra l'altro che ha uno stile davvero particolare, estremamente moderno, e nel solco della produzione moderna delle chiese contemporanee, guardate queste architetture così che puntano verso il cielo e che hanno anche la capacità di elevarsi sotto questo aspetto. Intanto intorno a noi siamo letteralmente circondati dalle persone, ne abbiamo talmente tante che sono qui e che molte scavalcano, sono entrate qui dentro insieme a noi nel recinto. Prima era recintato, poi non so in che maniera si provvederà, perché le norme di sicurezza sono chiare, ma in certi momenti riusciamo a capire che alcune cose succedono anche perché le norme di sicurezza non vengono rispettate. Intanto qui sono qui e vediamo che tutto il piazzale è pieno, praticamente è tutto pieno, e c'è tantissima folla. Se ci spostiamo andando verso nord, quindi verso in direzione Camposcuola, è pienissimo, è totalmente pieno di persone. Intanto sono aumentate moltissimo le persone, è il tentativo di far partire i fuochi, vedo dei... sono partiti,
fuochi partiti con le persone sotto, quindi è saltata la prescrizione da quello che vediamo noi. Ancora una volta, così come Don Michele. Non riesco ad entrare. Vabbè, se devi andare tu. No, no, e poi ti raggiungo io. Sei qui, va bene. Era il parroco Don Michele che ci diceva non riesce ad entrare, neanche il parroco. Allora a questo punto ancora una volta il fuoco. Ecco, questa è la tradizione dei fuochi della Madonna della Bruna, dei fuochi della processione dei pastori. Correre sotto le batterie, che è un momento anche questo di partecipazione collettiva. Abbiamo il parroco al di là della cancellata. Ecco, bel colpo. Oh, ora si svuoterà in pochissimi secondi e potremo finalmente parlare con Don Michele. Ecco, qui si sta svuotando il tutto, tutti ritornano, ecco, molti salteranno le grate sicuramente, ed è quello che faranno ancora una volta. Si inizia a sentire, devo dire, ora abbiamo sentito finalmente l'odore della polvere pirica, quel tipico odore della polvere da sparo che caratterizza questa parte particolare, questa parte della festa. Qui, mentre tutti corrono dovunque, inneggiano a Maria, in qualunque caso, devo dire che è sempre una cosa molto mista, insomma, no? Cioè, nel senso che c'è tutto, ecco, guardate, è proprio un fiume quello che state vedendo. Mentre siamo in attesa di farci due chiacchiere anche con Don Michele, è un fiume che continua e che sta procedendo verso la prossima tappa, che sarà al rione Spine Bianche, detto anche rione Bottiglione, e si stanno muovendo verso questo percorso sempre di più, perché vedo ancora più persone rispetto a prima. Rispetto a mezz'ora fa sono almeno il doppio, insomma, e vediamo come il fiume, la Fiumana, sta arrivando a questo punto, il quadro della processione dei pastori. Come se vi dovessi dire, le previsioni sono state rispettate, cioè nel senso che 7.000-8.000 persone davanti alla processione, e poi arriva la processione. La conosciamo da sempre e devo dire che sotto questo aspetto questo è il modo di prendersi proprio, di partecipare in questa maniera a questa festa, che è un modo davvero particolare, davvero unico. Poi nel frattempo arriva anche la processione e intanto i fuochi sono stati sparati, non è successo, mi pare, assolutamente niente. E questo è anche un bene. E tantissimi volti, tante facce, tante persone. E c'è chi si è portato pure la tromba. E questa la... Devo dire che questo la sa suonare la tromba, è bravo, complimenti, applausi. Si è portato la tromba, non più le trombe improvvisate, quelle fatte, insomma, spernacchiando con le labbra. Ora c'è anche chi si porta la tromba per poter suonare.